Una cosa che non vi ho detto prima, facciamo un passaggio indietro, creare la struttura adeguata. In questo caso, ovviamente, non ho parlato della parte fiscale. Ognuno di noi, quando ha una situazione fiscale, deve farsi pagare, ovviamente deve sentire un commercialista. Quando si cerca e come si cerca un commercialista cercando di evitare gli squali, i ladri e i truffaldini? Allora, io vi posso dire che io pagavo un commercialista 1.800 euro all'anno e mi ha messo in più casini lui di quello che pago adesso invece. Solitamente un commercialista, o comunque la propria posizione fiscale, si deduce in base a quanto uno va a guadagnare, ok? Io quando ho iniziato a lavorare, ho iniziato come stagista. Ovviamente poi dopo ho lavorato con dei contratti ai famosi co-co-co, che sembrano degli animali, ma in realtà erano forme di contratti di collaborazioni temporanee. Quindi ci sarebbero, ad oggi penso che siano i contratti a tempo determinato, okay? Quelli che si rinnovano dopo 3 o 6 mesi. Quindi ci sono varie tipologie di contratti che si possono fare. Oppure uno può lavorare con ritenuta d'acconto, oppure con una sorta di regime agevolato o regime ordinario, ok? Quindi con partita IVA, che hanno delle tassazioni differenti, hanno in realtà delle tasse diverse distribuite in tempi diversi, anche se poi è abbastanza diverso. Poi c'è lo step superiore, ma lo step superiore non si può pensare di iniziare subito con lo step superiore, ovvero iniziare con una SNC, SRL, SSSSU, tutte queste sigle di società fino ad arrivare alle SPA, che sono le società per azioni. Quindi uno deve capire quanto è il suo giro di fatturato, il suo giro di soldi che gli entrano. E per far questo, io vi consiglio di cercarvi un buon commercialista. Come si cerca un buon commercialista? Solitamente si va da quello di famiglia, pure che volete tenere staccate quello di famiglia da quello privato, e su questo io ho trovato un mondo tramite Google Maps addirittura, studio commercialisti e mettete la città dove siete. Vi vengono fuori tutti i commercialisti, che poi noterete che hanno tutti lo stesso identico sito, con lo stesso identico template, però avete poi un'idea di come muoversi. Oppure non so se esistono ancora le pagine gialle, le pagine bianche. Poter fare una ricerca in questo modo, contattarli, mandargli un'email che solitamente rispondono, dicendo: guardate, io sono un giovane, anche se avete 30 anni, potete scrivervi che siete un giovane. Io sono un giovane che inizia adesso ad aprire, devo aprire partita IVA, non so come muovermi, come devo fare, quanto chiedete voi? Innanzitutto da un primo colloquio tramite email capite bene quanto vi prendono, quanto vi ciucciano, perché poi alla fine anche quella è una tassa che va considerata alla fine dell'anno. E poi magari avete la possibilità di fare un colloquio con loro, quindi fate un colloquio e poi capite anche bene qual è la vostra posizione fiscale.